Pellegrino che sono partiti subito fortissimo, come gli capita spesso, non hanno mollato. Noi onestamente penso che sappiate tutti più o meno la nostra situazione, abbiamo avuto una settimana complessa, ci sono aggiunti all'ultimo momento le decisioni di non far giocare McAdoo e Poeta perché ieri hanno avuto problemi e stamattina hanno provato ma il fisico ha risposto negativamente. Durante la partita abbiamo perso anche Portarnese, abbiamo fatto una pessima partita, mi spiace perché volevamo provare a competere, mancano tre partite, per noi non è ancora completamente finita, abbiamo chiesto alla squadra di non mollare, di tornare in palestra ad allenarsi per evitare di giocare questo tipo di partite qua, perché poi alla fine scoccia. Abbiamo visto lei andare dai tifosi sul disparo. Sì, ringraziati. Bellino è lontanissimo da Torino. È stata una partita sicuramente per noi importantissima, ci voleva per riscattarci un attimo per questo finale di stagione. Adesso ci mancano tre partite ancora più importanti. Adesso dobbiamo andare a Milano, quindi si è proprio storia. Quindi sono tre finalissime. Adesso ho saputo che Varese e Brindisi hanno perso, ma questo non ci deve far sicuramente deconcentrare da quello che è il nostro obiettivo, cioè mettere proprio il massimo in ogni singola partita, come abbiamo messo oggi sin dall'inizio, e non sto chiedendo di mettere aggressività, ma siamo stati bravi noi a imporci. È chiaro che Sapevamo che era facile distrarsi con tutto quello che si era letto e sentito durante la settimana e approcciare in maniera soft alla partita. Devo dire che su questo siamo stati bravi, anche se siamo stati più contratti di quanto mi aspettassi. Ancora non siamo capaci di portare in partita quello che è il lavoro della settimana. È stato un lavoro molto proficuo, ma oggi si è visto poco, soprattutto nella metà campo difensiva. Chiaramente non possiamo pensare di andare a affrontare le prossime partite con la sofficienza mostrata oggi difensivamente. Quindi passerò per pazzo, ma se domenica scorsa avevo fatto i complimenti in qualsiasi modo alla mia squadra per la prestazione, oggi ci prendiamo i due punti, quindi ci permette di festeggiare in maniera più serena la Pasqua. Ma non sono assolutamente contento del lavoro, soprattutto nella metà campo difensiva, quindi abbiamo molto da lavorare. Non mi interessa guardare i risultati degli altri, perché ogni giornata può stravolgere, quindi noi dobbiamo tenere la testa bassa, continuare a lavorare, continuare a migliorare, continuare a stare assieme e vedere alla fine, alzare la testa alla fine e vedere a che punto saremo arrivati, cosa ci saremmo meritati.